Noi ci asterremo a questa delibera per un semplice motivo. Non sono tanto, e rispondo qui sia al Presidente Bonaccini che all'assessore, i 300.000 euro in sé, che capisco benissimo in confronto a una delibera del genere, sono una minima parte, ma è un po' una questione di principio che ci sta sotto, visto che questa regione non è governata da oggi dalla stessa forza politica, ma sono decenni che è governata dalla stessa forza politica. Se si fosse agito in maniera diligente e coscienziosa, magari oggi quei 300.000 euro si potevano spendere in situazioni più meritevoli rispetto alle insegne del parcheggio. Mi fa comunque piacere che finalmente si metta in evidenza che c'è un qualche cosa che non va in quella struttura. Ci dispiace, ci rammarichiamo del fatto che fino ad oggi si è operato come sempre all'italiana, per usare un po' un luogo comune, ossia prima spendiamo, poi vediamo, saltano fuori i problemi, spendiamo ancora, intanto mettiamo una pezza, vediamo di chi è la responsabilità e eventualmente ci rifaremo sui responsabili. Ci piacerebbe che finalmente si cambiasse rotta e si facessero i lavori come vanno fatti fin dall'inizio e che soprattutto non si continuassero a pagare premi a chi probabilmente questi premi non li merita, vedi i dirigenti che dovevano vigilare su Cona nell'arco degli anni. Quindi questo è la questione, è il motivo di principio per cui, prendendo l'esempio di Cona, ci asterremo in merito a questa delibera, perché riteniamo che se il modus operandi è stato questo, altresì in altre situazioni riportate all'interno si possa essere agito nella stessa maniera. Quindi sicuramente non ci sentiamo di votare a favore. Non votiamo contro proprio perché sappiamo che i territori hanno comunque bisogno di risorse e quindi non vorremmo che passasse viceversa il messaggio che noi non vogliamo finanziare i territori. Grazie.